Gara di fondamentale importanza per entrambe le protagoniste della sfida di cartello del 25esimo turno di campionato nel girone E di seconda categoria, quella che va in scena al comunale di Via Olimpia e che mette di fronte i padroni di casa della Virtus Castelfrentano alla capolista Fossa Cesia 90. I giallorossi del presidente Pasquini non possono permettersi passi falsi, visto che il loro piazzamento nella griglia playoff è condizionato al distacco dalla seconda in classifica, attualmente superiore ai 10 punti, che allo stato attuale precluderebbe di fatto ai locali di disputare gli spareggi di fine stagione. È necessario dunque muovere pesantemente la classifica, a maggior ragione al cospetto della capolista, che ovviamente non è disponibile a cedere il passo, vista l'agguerrita concorrenza pronta a sferrare l'attacco e ad iniziare le manovre di sorpasso in vetta alla classifica. La partenza dei giallorossi di mister Piccirilli è abbastanza promettente, anche se l'iniziale irruzione di Giordano, che prova a colpire in mischia sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, viene neutralizzato dal provvidenziale intervento distinto di Suriani, che dirotta a fondo campo. Bisogna attendere il 35esimo per tornare a vivere qualche emozione, anche se il pretenzioso tentativo dalla distanza di Teti si spegne alle ortiche. Il finale di frazione è di matrice Fossa Cesiana, con una serie di offensive della capolista che mettono in apprensione la difesa giallorossa. La prima al 37esimo viene sventata con affanno. Due minuti dopo il reparto d'attacco blaugrana non riesce a concretizzare l'invitante suggerimento dalla sinistra di Caporale. Prima del rientro negli spogliatoi, Dumitriu vanifica l'ottimo suggerimento in area del suo collega d'attacco Giammarino, calciando sul fondo da distanza ravvicinata. La Virtus approfitta dell'intervallo per rigenerarsi e per cominciare il secondo atto con maggior spirito di iniziativa. Al quarto, la provvidenziale chiusura di Rapino smorza la sfera a fondo campo e impedisce al traversone di Cicco Cioppo di essere invitante per i colleghi d'attacco a centro area. Un minuto dopo Sorrentino esce provvidenzialmente per anticipare il possibile stacco aereo di Amore. Virtus ancora all'offensiva con lo sgusciante Nasuti, che riesce a seminare un nugolo di avversari e va poi a costruire un invitante assist dal fondo, non sfruttato da nessuno dei suoi compagni appostati in area Fossa Cesiana. Lo stesso Nasuti si ripete al 20esimo, quando torna nella versione di suggeritore dal fondo campo, ma gli esiti sono abbastanza speculari alla precedente offensiva e il risultato ad occhiali si conferma tale anche nelle battute successive, quando si segnala il ritorno in attacco della capolista, pericolosa al 23esimo con Polsoni, che spedisce al lato dopo aver raccolto al limite d'area una corta respinta di Cicco Cioppo. Prima della mezz'ora Dumitriu prova il numero ad effetto, ma il suo tentativo di rovesciata non porta i frutti sperati. La capolista spara le ultime cartucce con l'avanzato Caporale, che prova il diagonale dal vertice d'area ma non inquadra lo specchio della porta, per buona pace dell'inoperoso Di Campli, spettatore non pagante della sfida d'alta quota. I ragazzi di mister Piccirilli riprendono possesso del pallino del gioco e nelle fasi declinanti della contesa provano a giocare un brutto scherzo alla prima della classe, che rischia al 37esimo sulla pericolosa incursione in area di Amore, la cui conclusione ravvicinata è debole e prevedibile e non arreca patemi particolari all'attento Suriani. Il duello tra i due si rinnova un paio di minuti dopo, ma stavolta la conclusione dell'attaccante Castellino, anche se più temibile, non impegna il portiere Fossa Cesiano. Al 41esimo ci prova anche Cicco Cioppo, che tenta la girata in area, ma anche in questo caso il pallone si spegne sul fondo. L'ultima emozione della sfida arriva nei minuti di recupero, con il cartellino rosso rimediato dal Fossa Cesiano Rapino, punito per un fallo da ultimo uomo sul neo entrato Mata lanciato a rete. Il fallo avviene poco fuori dall'area di rigore, ma il conseguente calcio piazzato di Amore si infrange sulla barriera Fossa Cesiana e sancisce il definitivo risultato di parità. Antonio Di Florio, il tecnico del Fossa Cesia 90, un buon pareggio su un campo difficile come quello del Castelfrentano. Sì, è stata una partita difficilissima. Il Castelfrentano, diciamo che aveva l'ultima chance per entrare nella zona playoff, e quindi merito a loro che hanno fatto una grande partita. Due squadre che potevamo vincere entrambe, insomma, il risultato di parità è secondo me quello più giusto. Sì, per quello che si è visto in campo sì, perché nel primo tempo vi siete un po' studiati insieme e poi nel secondo tempo è un po' la stanchezza e un po' le cose e siete riusciti a fare qualche azione da gol. Sì, diciamo che al secondo tempo le squadre si sono più allungate appunto per la stanchezza e quindi si sono viste più occasioni da gol, ma nel complesso pareggio proprio giustissimo, quindi non abbiamo niente da recriminare, insomma. Anche se qualche diretta inseguitrice oggi hanno vinto, però con il pareggio voi siete ancora saldamente i primi in classifica.
Sì, da quello che abbiamo visto hanno vinto tutte, ce l'aspettavamo, oggi era un turno diciamo difficile per noi, e così come è stato, e qui gli altri hanno vinto tutte. Comunque diciamo che per adesso abbiamo mantenuto la testa della classifica, ma mancano ancora 5 partite, sono ancora 15 punti a disposizione, quindi è ancora tutto aperto, sia per la vittoria del campionato sia per quanto riguarda i playoff. Un po' Sagesia, mister, che era partito per salire? No, noi l'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, quest'anno diciamo abbiamo fatto degli acquisti importanti, eravamo partiti diciamo senza pressioni da parte della società, dovevamo fare un campionato, stare lì nella parte sinistra della classifica senza diciamo pressioni ulteriori. Poi a un certo momento ci siamo trovati lì e a dicembre abbiamo fatto altri 2 acquisti e ora ci giochiamo diciamo questo finale di campionato. Poi volevo ringraziare non solo i nostri tifosi che sono stati splendidi, hanno cantato dal primo al 90esimo, ma anche è stata una partita correttissima, anche i tifosi avversari sono stati bravissimi, hanno cantato per 90 minuti. Questo oggi è stata una partita proprio dello sport. Marco Piccirillo è il tecnico della Virtus Castelfrentano. Uno scontro diciamo diretto, perché dalla quinta posizione alla prima in classifica è quello di oggi. Sì, diciamo che ci sono, mi sembra, 14 punti di distacco tra noi e loro, e oggi sul campo non si sono visti. Questa è la cosa che mi rende più felice. E ovviamente un pizzico di rimpianto ce l'abbiamo, perché abbiamo gettato diverse partite ultimamente e sicuramente potevamo stare un pochino meglio in classifica. E come ho detto già qualche settimana fa da voi in trasmissione, noi ce la giochiamo fino alla fine, nonostante in questo momento sia vero che siamo lì tra il quinto e il sesto posto, non so cosa ha fatto l'Altino oggi, però fino alla fine cercheremo di dare il massimo e di raggiungere il punteggio massimo, appunto, per cercare di ridurre il gap dalle prime della classe, anche se sarà difficile, perché vanno forte davanti. Da quel che ci hanno detto le dirette inseguitrici, oggi hanno vinto tutto, il Perano perdeva 2-0, ha recuperato, e anche l'Altinese, quindi mi sa che un po' è a rischio. Sì, siamo andati sesti, ma è vero che dobbiamo guardarci dietro o in questo momento avanti per il quinto posto, però è pure vero che l'obiettivo primario è quello di ridurre la distanza di punti con la seconda, l'attuale seconda, perché puoi fare anche quinto, ma se non porti a meno di 10 punti il playoff comunque non si gioca, quindi adesso è vero siamo sesti, ma fino alla fine, ripeto, daremo la nostra, anche perché Altino avrà un paio di partite difficili, quindi sicuramente ce la giocheremo fino alla fine, poi vediamo, il campo dirà la sua, però se giochiamo come abbiamo interpretato la partita oggi sicuramente ci potremo togliere qualche soddisfazione, soprattutto con i ragazzi del settore giovanile, perché oggi Mata è entrato devastante, ha fatto ammonire due avversari più un'espulsione, ha cambiato un po' il volto là davanti, e questo che mi dispiace, che è mancato un po' a qualcuno della prima squadra in queste settimane, quella rabbia, quella cattiveria che in quei ragazzi che sono stati chiamati in causa non è mai mancata, ed è adesso un punto d'orgoglio per noi, che oggi abbiamo chiuso con 2-2002 più Cristian Nasuti, che ha iniziato da titolare, quindi giocare con la prima della classe con 3-2002 è sicuramente un vanto. Giuseppe Crognale è il difensore centrale della Virtus Castelfrentano. Una partita difficile oggi, primo tempo senza tiri in porta da ambo le compagini, e poi nel secondo tempo un po' la stanchezza e un po' sono saltati un po' di schemi, e ve la siete giocate insieme? Vabbè, noi sapevamo che arrivava il Fossa Cessia, la prima forza del campionato, squadra attrezzatissima, quindi noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo sfruttato le nostre armi, quel che potevamo. Primo tempo equilibrato, secondo tempo abbiamo rischiato un po', però comunque è andata bene, 0-0 è una partita che ci può stare. Potevamo vincere, però in certe situazioni potevamo anche prendere gol, quindi secondo me il risultato giusto, ma sono felice perché ho visto la nostra squadra in forma e ben messa in campo, grazie al mister, grazie a tutto lo staff, quindi ci siamo, ce la giochiamo fino alla fine. Sì, mi ha detto il mister, un po' di fuori quota, 2000, 2001, 2002, è una buona prospettiva. Ma
questo è il frutto del settore giovanile della Virtus Castelfrentano, che lavora tutti i giorni sul campo in tutti i settori giovanili, quindi a partire dai primi calci ad arrivare alle juniores. Quindi il frutto di questa scuola calcio poi si vede con la prima squadra. Quindi sono entrati due ragazzi e sono entrati anche bene, quindi complimenti a loro e a tutto il settore giovanile. Cosa è mancato a questo Castelfrentano quest'anno? Quest'anno noi abbiamo fatto il nostro campionato, nel corso dell'anno abbiamo avuto degli infortuni importanti, se parliamo del bomber da Mario, che in 4 partite ha fatto 7 gol e si è rotto il ginocchio. Speriamo per lui, che dovrebbe rientrare, speriamo per lui. Quindi comunque dopo, durante l'anno abbiamo perso Lombardi per 5-6 partite, però siamo felici e andiamo avanti per la nostra strada, ci siamo e ce la giochiamo fino alla fine, come detto. Sì, bisogna guardare un po' i playoff perché un po' si sta allontanando. Con i punti, No, ma comunque davanti viaggiano, però noi facciamo la nostra partita, ce la andiamo a giocare su tutti i campi, vendiamo a gara la nostra pelle fino alla fine, fin quando la matematica ci dice che possiamo fare i playoff, noi lottiamo fino alla fine come oggi.